Ciao! Cominciamo insieme un top easy arricciato sul dietro. Per realizzare il top ho utilizzato questo tessuto fantasia elastico che misura 62 cm x 28 e questo tessuto di cotone che misura 40 cm x 30. Queste misure vestono in particolare la mia circonferenza torace che è di 82 cm. Iniziamo con il tessuto di cotone facendo uno zig zag sia nel bordo superiore che nel bordo inferiore affinché il tessuto non sfilacci più. Adesso andremo ad arricciare il tessuto rendendolo elastico con la macchina da cucire. Per farlo ci occorrerà un filo elastico che andremo ad avvolgere in una bobina, ovviamente a mano, tirandolo un pochino in questo modo. Adesso andiamo a inserire la bobina nel crochet e invece nel lago ci servirà un filo di poliestere nero. Cominciamo a cucire con un punto dritto a circa 2 cm dal bordo per il lato lungo del nostro tessuto. Continuiamo a fare tante cuciture dritte e parallele in questo modo, io adesso sto tenendo la distanza del piedino. Ecco il risultato, ho arricciato tutto il tessuto lasciando 2 cm di cucitura in alto e 2 cm anche in basso. Adesso uniamo il tessuto arricciato con il tessuto fantasia, ma prima realizziamo un punto zig zag sia nel bordo superiore che nel bordo inferiore, in modo che il tessuto non si lacci più. Uniamo e spigliamo le due parti del top, dritto con dritto, e cuciamo prima con un punto dritto e dopo diamo uno zig zag per rifinire il lavoro. Facciamo la solita cosa anche nell'altro lato, perciò posizioniamo dritto con dritto, fermiamo con gli spilli, diamo una cucitura con un punto dritto e poi rifiniamo con uno zig zag. Per le spalline avremo bisogno di 4 strisce di tessuto di cotone che misurano 30 cm x 5. Pieghiamo a metà ogni striscia dritto con dritto in questo modo e diamo una cucitura con un punto dritto a mezzo centimetro dal bordo. Ho deciso la cucitura di non chiuderla con un angolo retto, ma bensì ho tracciato questa riga con un gessetto e seguirò appunto questa. Una volta realizzato, taglierò il tessuto in eccesso e risvolterò il tutto. Questo lo farò per tutte le strisce. Ecco il risultato finito! Ho posizionato e cucito gli spallini al top. Adesso è pronto per essere indossato.